Intanto avete sentito le parole in sottofondo di Franco Cherchi. Quindi al momento si sta cercando un nuovo avversario per Manny Pacquiao, che potrebbe essere Cotto a novembre. Lo stadio è già prenotato, quindi comunque Mayweather o non Mayweather, quell'incontro Pacquiao lo disputerà. Qui però siamo nel secondo round della sfida tra Jacon e Ronnie McField, pugile di Nicaragua, pantaloncini argento neri. Vedo che anche sulla cintura di Jacon c'è una scritta che è dedicata al bar Cappuccino proprio di Cagliari. Lui ormai è stato adottato da Cagliari, dalla Sardegna. Destro e sinistro al corpo, poi si protegge bene con il destro. È molto bravo anche in questo caso McField, era partito col tempo giusto, però l'ha mandato a vuoto solo con un movimento del tronco e della testa. Jacon è andato a vuoto con il gancio sinistro. C'è un silenzio anche strano. Lascia al centro del ring McField. Prova con il montante al corpo McField. Con il jab un paio di volte, poi ha ritrovato immediatamente la posizione pur abbassandosi. Jacon. Ribadisco che nel secondo round quell'episodio che mi era apparso da conteggio assolutamente non era, almeno mi pare, insomma, dai rallenti tra l'altro provvidenziali da parte del nostro regista. Destro e sinistro e poi montante, qui mette tre colpi Jacon. Ora con il sinistro due volte al corpo Jacon. Non riesce a essere incisivo McField quando ha spazio. È andato a vuoto, comunque non era stato preciso in una precedente situazione Jacon. Rispetto al solito mi pare di poter dire che Jacon combatte un po' più di frequente dentro distanza più corta. Questo non sembra pagare, almeno in questa fase, però va anche detto che è un pugile tanto di talento da sapere quando è il momento di fare sul serio, di forzare, pur essendo così giovane. Sentiamo l'angolo. Niente, prova, ricomincia, ricomincia come il primo round, capito? A boxare con quel sinistro lontano, aspettando che si scopra un pochettino, capito? Okay. Provaci. Molto tranquillo, bene. Sia lui che Franco Cherchi. Fuori i secondi, seconds out. È la terza ripresa, round 3. Ricordo che insomma è ormai un abitué in Italia McField mentre parte il terzo round, perché nei precedenti 5 match ha combattuto sempre in Italia con De Vitis nell'ordine, poi con Chuobutaru, ma poi soprattutto due volte con Bundu e con Petrucci. Soprattutto la sua prestazione convincente è stata con Petrucci a Roma, quando c'era in palio il titolo vacante di GF internazionale dei Welter. È entrato McField. Press!
bella l'idea del destro, non l'ha messa a segno completamente. Sinistro e destro velocissimo. Qui si è aggrappato alla gamba. Non c'è conteggio, è la seconda volta che finisce giù perdendo l'equilibrio. Sì, sì, qui comunque era come la situazione precedente nel round. Qui sembrava da contare. Giacon! Questa volta è da contare con il sinistro. Stava sbagliando angolo. No, l'ha sbagliato, va all'angolo neutro. Comunque il gancio sinistro tremendo di The Black Mamba. Mamma mia, che soluzione. Ancora diverso qui Giacon. Ci ha messo più ricerca del colpo risolutore fin dall'inizio. Ha subito un colpo, ma sta combattendo con la testa bassa adesso McField. Ed è un assedio da parte di Giacon, che va giù di nuovo. Anche uno dei giudici, ma suggerisce a Randaccio di fermare il match. Soluzione prima del limite da parte di Giacon. Io comunque sinceramente, al di là che non erano da contare due episodi precedenti, ma era andato giù male, perdendo l'equilibrio male già in quei casi McField. Grande vittoria da parte di Giacon, con una facilità incredibile che solo i pugili dotati di talento hanno. Ha trovato quel gancio sinistro che è stato spettacolare. Questa è la soluzione conclusiva, vedete anche proprio Argiolas agitare le braccia per dire qui il match è finito. Bravissimo, nulla da dire, è stato convincente ancora una volta, soprattutto perché comunque quando ha deciso di partire ha chiuso il match McField, che tutto sommato aveva insomma fatto il suo nei precedenti italiani. Questa volta è stato spazzato via da Giacon, quindi un altro insomma esempio della sua capacità. Per una technical decision era stato sconfitto nel primo match da Bundu, ma insomma non c'erano state certo queste proporzioni. Quindi siamo con i tempi un po' anticipati rispetto al programma, visto che Giacon ha impiegato pochissimo tempo per avere ragione dell'avversario e soprattutto allungare la serie di vittorie prima del limite. 12 KO su 12 vittorie per Giacon, che richiama anche sempre più pubblico femminile, soprattutto qui nella zona di Cagliari, dove lo conoscono bene.